Ma io credo che oggi abbiamo fatto qui in AGCI delle giuste considerazioni e abbiamo provato a immaginare quale potrà essere il futuro al 2030. Tuttavia, come sappiamo, l'evoluzione della tecnologia è di natura esponenziale. I cambiamenti che dovremo affrontare da qui ai prossimi 10 anni sono tali che rendono estremamente complesso riuscire ad immaginare come sarà il contesto nazionale ed europeo così lontano. E quindi l'invito è anche quello a ragionare un po' di più, a concentrarsi un po' di più sul più breve periodo. E in questo senso qui anche la fase di transizione energetica che abbiamo iniziato da tempo a vivere deve vedere l'utilizzo e lo sfruttamento anche di altre leve che potenzialmente sono a disposizione. La prima di tutte è quella di cercare di, come potremmo dire, sollecitare, alimentare ancora un po' una competizione tra elettrico e gas. Il gas ha ancora un potenziale importante, bene si adatta all'infrastruttura e alle specificità del nostro paese e quindi può offrirci in questa fase di transizione nuove opportunità che ancora magari non abbiamo esplorato fino in fondo, così come l'efficienza energetica, che la possiamo sempre definire il quinto combustibile, quello ambientalmente più sostenibile, quello più economico, che anche grazie agli ottimi risultati che questo Paese ha ottenuto negli ultimi 10 anni ha la possibilità di essere rilanciato e attraverso un quadro di norme incentivanti anche offrire delle nuove opportunità che aiuteranno sicuramente a ridisegnare quella curva di domanda con la quale ci dovremo confrontare da qui a pochi anni.